più che tutti i duellanti ben ritrovati sul canale. Oggi, anche se un po' in ritardo, siamo qui con uno speciale 5.000 iscritti. E perché non farlo aprendo un prodotto per il quale probabilmente domani mi pentirò, visto che costa troppo e ovviamente qua dentro non ci sono carte per ripagarmi, ovviamente la spesa. Ebbene sì ragazzi, oggi andremo ad aprire una Gold Series 4 Pyramid Edition in America. Ma ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio per l'acquisto di tutti i vostri prodotti di carta. Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon e One Piece, poi hanno anche Lego, Funko, t-shirt brandizzate, YouTuber, giochi da tavolo e tanto altro ancora. Quindi se volete ovviamente supportarmi e avere un piccolo sconto trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa ragazzi per Jackstore, il miglior negozio per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese, Yu-Gi-Oh! e One Piece. Poi hanno anche altra roba, vecchie carte della Bandai, gradate e ovviamente sleeve molto particolari. Roba esclusiva. Quindi, ovviamente, per supportarmi, referral link e codice sconto sempre qua sotto. In più, se volete liberarvi di carte di Yu, di Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante. Se ne può parlare. Detto questo, parliamo della sua storia e andiamocelo ad aprire. Bene, partiamo dando una collocazione temporale a questo prodotto. Usciva nello specifico il primo giugno 2011, ben 13 anni fa, all'interno di un meta dove giravano mazzi come Se Samurai, Agent, Tengu Plant, Irobit, Antimeta e Gladiator Vista. Insieme poi a carte come BLS, Oppressione Reale, Strigone del Caos, Giarella dell'Avarizia e tante altre. Il set non era molto ampio, aveva 51 carte, tra le quali proprio Oppressione Reale, BLS, Gialla Lavarizia. Gizarus, Spirito Mettitore, Rico, Obelisk nella sua versione giocabile, che prima era solo da jump, Cavaliere della scoperta del teschio che veniva printato per la prima volta non promo da Shonen Jump, e poi. Anche tante altre carte. Ma la cosa più interessante e che ovviamente lo differenziava da tutte le altre gold che erano uscite. E anche quelle future. Era la sua forma, che, da come potete vedere, è, è tipo piramidale. In più al suo interno contiene uno di questi tre playmat che ovviamente andremo a vedere dopo. Detto questo, andiamocelo ad aprire. Ah! Finalmente sul canale di Cappello di paglia Abbiamo un prodotto valido di un'annata valida di un MetaVario. Bene. Bene. Oh, sei contento di averlo potuto dire? Sono contento di avertelo fatto acquistare, sono il contento che lo stiamo aprendo. Sono passato. Almeno 13 anni dall'ultima volta che ne ho aperto uno. Ma allora, sai perché lo apro adesso? Sia perché mi è caduto e ovviamente si è aperto qua quindi non è più sealed. E minchia, ti è caduto in un modo veramente strano. <ride> ti giuro, eh, non ci ho fatto apposta in più, ho preso anche una botta qua in alto. Quindi, e allora, e allora? L'occhio del millennio come adesivo, sigillo, sigillo, è qualcosa di talmente old school che mi vengono i, i... Considerando che nuovo, messo bene. Sta all'incirca sui 250 euro E con le botte oh. che gli ho dato Sì, 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 sì uh, Si è sicuramente svalutato Cosa succede se io adesso rompo questo sigillo? Ecco 150 euro Aspetta, oh Facciamolo Tutti insieme, ragazzi Oh, 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 oh Oh Lento perché ha ancora sigillato l'interno <ride> Bene, perso dei soldi uh, ah. Mamma mia Mamma mia Io, allora Vi dico Quando ero più piccolo Ovviamente non potevo permettermi i prodotti che mi possono: un posso pacchetto da 25 euro. Sì. Io a mio nonno glielo chiesi, lui mi disse: "Eh due pacchetti per 25 euro. Non ha senso che, che te li compri. Quindi, io questa roba me la sono vista passare davanti agli occhi. E Non l'ho mai comprata adesso, dopo 13 anni, posso aprirlo e mi piange un po' il cuore. Mamma mia, vediamo allora. Prima di tutto, il play è, è, è un pacchetto, comunque è un pacchetto gigante. È un pacchettone gigante. Vabbè, forse aveva ragione mio nonno all'epoca. <ride> sì, in un certo senso se non, non fai competitivo questa roba non serve. Madonna, erano chiusi così. Guarda, anche me lo ricordavo. È giallo, ragazzi, è diventato giallo lo scotch. Da quanto tempo... È, è palesemente sì, eh, me li ricordo, le, li chiudevano così. Io mi ero dimenticato però. Mamma mia. Lo scoccino Konami, industriale. Adesso allora, lo apri. Si accenta molto. Non credo. Secondo te qual è? I... Allora, Yuki che è nera è mago nero. Allora, facciamo io, pecco quello di Kaiba. Almeno okay. così siamo uno contro l'altro. Che poi... Allora... Oh, no, hai ragione. <ride> Guarda, se Konami facesse di nuovo questi prodotti. Merda, basta che lo stendi. Sì, 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 è un helmet un... di carta, ma di, di plastica tipo, cioè mousepad. Ma è enorme. Pensavo fosse anche un pochino più stretto No, 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 no è un tappetino sì. per giocare, è bello No, sì. no, era un tappetino valido Sì, con scritto Shonen Jump qua Il vecchio logo di Yugi, mamma mia Eh, lo so Adesso basta che lo stendi e diventa anche dritto, eh Ti giuro, questi tappetini diventano dritti quasi subito No, ziii sì. Odora di 2011 <ride> Sì C'è ancora l'aria del 2011 là dentro Ah mi sto invidiando, mamma mia. No, ragazzi, non ha un po' piang... ti vi giuro, ragazzi, mi viene da piangere. Spero to... trasparisca dal video. Ragazzi, questi contenuti in Italia li trovate solo da me. Non esiste una persona tanto folle da aprire questa roba. Adesso sono... andiamo a scoprire, però, se è american o inglese, sta roba. Eh sì, io all'inizio ho detto che era American perché l'abbiamo comprato dal Giappone. Però è da vedere. Potrebbe essere effettivamente inglese, eh? poi. Tanto dobbiamo aprirlo, abbiamo già perso migliaia, no, migliaia, decine di euro. Centinaia. Uh, solo <ride> solo prendo un, un, un cosino. Sì, sì. Ed ecco a voi il tapettivo sì, da, da 15,20 euro. <ride> Metti il counter per vedere quando sei andato solo. Uh, ma la ragazzi la qualità di ste robe no ragazzi è, è un altro periodo posso non aprirlo no, Or ormai no per, qua per quanto ti vorrei dire non farlo ormai fallo allora prossimo giro su Bahi se ne troviamo un altro si prende per una collezione ovviamente per farmi un meno una volta si sì, farmelo due un po peso Vabbè, eh? era anche ammaccato quindi sì, dai sì, sì. prima non lo era prima era perfetto però dettaglio. allora questo è l'unico pacchetto Che andremo ad aprire Quanti gold c'erano dentro? Tre, tre gold che mi pare stiano davanti Ok Quindi abbiamo un trick Ma è ma, Eh sì Però non so se il davanti è girato verso di te Cioè non Eh non... Allora, era, era un periodo dove Konami se ne sbatteva il cazzo di, di come metteva le cose nelle buste. Era tipo, ti ho fatto il pacchetto da 25, sei dritto storto, non mi interessa, tanto le carte sono davanti. Guarda, io prima di andarlo ad aprire andrei a vedere un attimo cosa possiamo trovare all'interno, almeno per far capire alle persone cosa effettivamente... Possiamo andare a pullare. Bene, ragazzi, queste sono le carte. E la carta effettivamente più costosa che potremmo andare a trovare. E che ovviamente io spero di trovare, perché effettivamente mi serve per, per il nazionale. Quindi diciamo che se mi esce meglio, altrimenti sarà un po' un casino. È oppressione reale. Ovviamente, ragazzi, per retroformat, non per lo standard. Che attualmente poi si aggira all'incirca sui suoi bellissimi 30 euro. Ovviamente non ripaga il prodotto. Però è un buon, uh, buon compromesso Ci posso stare Ha una pressione reale costosissima Se no potrebbe essere un BLS costosissimo Costosissimo <ride> dalla bellezza di 7,20€ Sì 6€ euro. Però è American forse possiamo... 8 <ride> Spirit Reaper io... È costoso davvero Controlliamo Gold quanto sta Interessante American 5€ euro. Peccato per Rico perché sarebbe stata una bella carta Ma riprare T2 sì. Poi vabbè abbiamo il Doom Caliber. Abbiamo la spia di carino. Ma non Celestia, celestia taita, Baratto c'è anche comune okay. dentro. Buono. Sì, sì. Poi, vabbè, le comuni. Ah, uh, Trapstan, anche questa umana. Uh, la prima carta che citava il sigillo di Oricalcos prima dell'uscita del sigillo, effettivo. Molto carina. Oh no, era già uscito il sigillo? No. No, no, è uscito nel 2013 12 o 13 il sigillo. Eh, un attimo ci ho avuto sto dubbio. Anno dopo. Almeno, Yugi, Yugi World 3 è la prima stampa ufficiale del sigillo per noi comuni mortali. Io, che io l'abbia visto nel 2010, in versione UD è un'altra cosa. Poi, vabbè. Come ultima abbiamo Xinzen Hu Cosa significa oversized? Non lo so, anche questa oh. Comunque, anche le comuni stanno alle loro 50 centesimi. Sì, eh? eh sì, è buona. È, è un set buo... cioè, cioè, la oversized. Del... Non lo sapevo. Penso che quella sarà più, la carta più rara da Gold, probabilmente. Non e... esiste. Ho oh, 20 euro, onesto. Una jumbo, eh. Nel sì, senso. le jumbo normalmente non si vendono e si buttano via. Quindi, secondo me è un plus. Quindi, nel pratico, noi abbiamo teoricamente 3 possibilità. Su una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 3 possibilità su 18 di trovare oppressione. Non ci credo, no. non ci credo, però. Vediamo, ehi, hey, ma il like e l'iscrizione l'hai messo? A voi questa cosa non cambia assolutamente niente, ma a me dà un supporto enorme perché permette di far arrivare questi video a tutta la community. Quindi grazie mille a chi lo farà. Adesso vi lascio all'opening del pack. Guardate qua: Not for sale, no, not for individual sale or resale. Ok, I think this is American. E da cosa l'hai capito? Dal fatto che è scritto a caratteri cubitali, perché sennò no, non ci capiscono. Ok, ma. Uh. Non lo so, è una, è una battuta. Sì. Adesso cerca di capire che non ci sia la gold davanti appena la apri. Ok, la gold è di qua. Ok. E mi allora... sa che ho capito qual è la prima. Spero non ce ne sia una perché sono moro, eh. Ok. Sì, mi sa le che America, tre... vedendo le carte. Okay. Sì, 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 sì. sì. Tre... Metti le tre prime face down, tipo, che sì, si ti va benissimo e adesso vedi mi sprint bam tutte gold 25 gold 72 pressioni reali guarda neanche, neanche una riga è american per forza eh ragazzi si sì, 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 sono, sì, sono American, american. ma cioè pensi che questo prodotto dall'America è passato al Giappone dal Giappone all'Europa e io stronzo 13 anni dopo lo sbusto abbiamo Prometheus King of the Shadow che è ok reprint da FOTB poi la Toon Dark Magician Girl ok questa è reprint ha... per tutti quanti era una promo da, da The Jump, Shonen Jump Magazine sì. sì, sì, quella ce la dovrei avere io Oppure da Far tour. Però costa un po' da Far tour. Ok Un SP, una roba del genere Sword of Dark Rarity no. Un'altra Secret da Hotb, mi pare Sì, beh, tutta roba Questa era comune Questa sembra... è tipo una short print perché non me la ricordo Forse da LDD, una roba Neanche non, non, non lo so, no, andremo a scoprirlo dopo no. Uh, il Millennium Shield Qualcosa distorto da, da, da McDonald's, forse Essendoci il Millennium Scudo. Boh, non so con che... arte diversa, eh. Quest'arte mi fa schifo. Vabbè, que quell'altro da, da McDonald's era incredibile. Poi abbiamo. Oh, già questa carina. Scambio di anime. Comunque era una carta interessante anche per l'epoca. Visto che si gioca: Sì, rana. Poi abbiamo The Witched Worn Beast. Io spero di trovare effettivamente il Re delle Paludi. Mi sembra si chiami. Re delle bestie I, delle i, paludi. Il Stampo. re delle bestie delle paludi, sì. A 2-3 euro mi pare Poi abbiamo Recurring Incubo ricorrente sì. Anche questa Secret Sì, sì, sono tutte. la maggior parte sono reprint Secret dei vecchi set Tutto FOTB, sì. stai trovando letteralmente Lì c'è anche questo Secret da FOTB Questo Secret è incredibile, ragazzi Poi abbiamo Toon World Questo artwork alternativo terribile Veramente terribile Ok Mi piace Sì, 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 va bene Formula Magica Formula che... Magica Questa costava un rene e mezzo No, costa attualmente un rene e mezzo Se non ricordo In male In prima edizione è introvabile Sì questa dove uscire? Glass? Glass, sì, sì. Glass. Poi, eh, Sage, Sage Stone Questa qui era sia promo di videogioco, se non ricordo male E poi qualcos'altro sì. Era promo da videogioco, da ah, so. D.O.R. mi pare Oh, White the Dragon Questa, se non ricordo male, era del set del McDonald's, il secondo Mi pare ci fosse anche nel McDonald's ma l'avevano fatta ultra in quel pack GX speciale con tre buste Sì, sì, anche lì anche lì, poi abbiamo la Goddess uh, with the third eye. il mio inglese, ragazzi. Migliore di giorni in giro. Goddess with the third eye. Poi, allora, vabbè. Questo è questo carta, MacDonald no, promo, TP promo. Sì, quelle cazzo di carte che nessuno vuole. In realtà, ah, qu questa è praticamente la carta contro Insector. Non mi ricordo, solo che adesso, rivedendo questo set dopo anni, riesco effettivamente a vederne il valore collezionistico delle comuni che non potevi avere prima. Solo eh, che noi ce ne sbattevamo il cazzo. Sì, stiamo parlando di anni dopo. Nel senso, era il 2011. Io avevo 14 anni, non me lo potevo permettere. Te, vabbè, sei stato sempre compiuto nella fossa, quindi ok. Ma... C'avevo 16 anni, ero il, il boccia più sculato nello sbustare le guille tour da monopac. Sì, va bene. Genesis Dragon, questa era ultra. Non so da dove usciva, ma era ultra. Bump. Penso sia pieno di reprint jump. Sì, sì, sono reprint jump secret, uh. tipo quella lì è di stone. Questa Chingen è carina. Hu, Era una common da CRV? Era common, sicuro. Questa non c'ha la versione foil. Dadi graziosi. Non ci stanno i dadi del teschio? Se non mi ricordo male, sì, ci sono anche i dadi del teschio. Ok, poi 3D Bella, stiamo arrivando alla fine, ragazzi. Speriamo di beccare. Il re delle paludi. Il re delle bestie delle paludi. Mormolit. Anche questa secret da glass. Dai, dai, dai. Ecco, siamo. O oh, sai che potrebbero essere più di 3 gold? Hai fatto male il Trix? O 3 gold. No, no, ho fatto 3. Perché questa l'ho vista. Uh! Pensavo Gitallos. Ok. Bello, fai bad dragon. Bello, guardate, ragazzi. La prima print giocabile da noi. Perché prima era. Boh, in realtà la giocavamo lo stesso. Era una promo da structure deck speciale dei dinosauri. Che era cioè, un di pot. C'è cioè, tipo una botta qua, ma tipo leggerissima. Eh, no, è, è normale. Poi... Le gold uh, 4 sono in... Eh, hai visto come era incastonato, no? Sì. Quindi... <ride> Dai, allora, vediamo se riusciamo a beccare quella sotto. Per me c'è Rico. Guarda, io me la gioco su foglio illustrativo tun. La spia? Ecco. Duncaliber. <ride> l'avevi chiamato, l'avevi chiamato, ragazzi. Prima del video mi ha detto Duncaliber c'è. E infatti... Sacra la merda! Andiamo avanti con la penultima. Ci riproviamo? Io me la gioco su spia Io BLS Sì Poi la porta a Fabris Ok Not bad Però adesso servirebbe come ultima la carta Ah come? Ce n'è ancora una? Sì Come sono 4 gold pot, Eh sì gold 4 Per forza 4 Adesso giro la no, non... common e muoio dentro Probabilmente sì eh, Hai fatto male il trick No ho fatto male il trick Niente oppression God of wim. Bella La fregna con le tette grosse in Giappone sì, un, un po' sono Allora, Pod of Avaris ci sta. Nel senso, poteva essere veramente roba più brutta. E quindi va bene, però cavolo. Vabbè, tanto credo che BLS e Oppression fossero short print all'epoca. Perché comunque. Mm, no. Era tutto fatto a, a casaccio nelle gold, onestamente. Eri contento di trovare Doom Caliber perché finalmente avevi una carta anti-meta vera da poter giocare senza spendere, boh, 150 euro a copia. E va bene, ma siamo nel 2024. Attualmente Doom Calibur non mi serve. Volevo pression per giocarla in Edison, ma questa cosa non succederà. Ovviamente. Hai trovato la giara della verizia da giocare in Edison. Sì, ok, ma la giara della Verizia ce l'ho. Oppressione devo cercarla. E non me vado e spende 30 euro pena comune. Ragazzi, sta cazzata l'emo fatta. Mi è costata un po' dei soldi, però per il content e per voi si fa. Adesso ve la butto lì. Questo era lo speciale 5.000 iscritti. Diciamo che avrei pronto lo speciale 6.000. Abbiamo la Gold 3 e la serie oro del 2009. Quindi si torna indietro. Vedete voi se questo like... Il commento e l'iscrizione volete lasciarlo Ora aspetto i commenti di chi deve rompere il cazzo Perché ho aperto un prodotto del 2011 Detto questo ragazzi ringrazio Erens per essere stato con noi anche oggi E noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video Ciao a tutti